Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi video dei preferiti di febbraio, quindi un video un po' più rilassato e chiacchierato in cui vi racconto delle mie letture, visioni, ascolti e che più ne ha più ne metta preferite di febbraio, appunto, del mese che si è da poco concluso. Allora, prima di cominciare con il video, come al solito vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti e volete sostenere il canale, potete farlo semplicemente iscrivendovi, commentando, piacendo e condividendo i miei video. Se poi volete, potete fare qualcosa di più, avete a disposizione tanti modi per farlo, elencati qui sotto in descrizione. In particolare c'è la pagina Ko-fi, la wishlist pubblica su Amazon per fare un regalo pesco al canale. Tutti i link a Amazon e solo quelli a Amazon che trovate in descrizione sono link affiliati. Se voi acquistate qualcosa, io ricevo una piccola commissione, per voi non cambia niente. In descrizione trovate anche tutti gli altri miei contatti social. Vi consiglio soprattutto di seguirmi su Instagram e TikTok, dove trovate contenuti extra rispetto a quelli presenti sul canale. Uff, questa premessa è sempre esasperante. Allora, cominciamo con la prima categoria: libri, ovviamente. Non mi dilungherò, primo perché il mio canale è interamente dedicato ai libri e i video preferiti io me lo riservo per parlare di tutto il resto. Secondo, perché di questo libro in particolare ve ne ho parlato fino allo sfinimento e quindi non mi vatti a morbarvi oltre. Sto parlando di Shirley, di Charlotte Bronte, che io in questa edizione in due volumi edita da RBA, la collana Storia senza tempo. Lo sapete, a febbraio ho fatto delle letture interessanti, ma nessuna ha brillato particolarmente sulle altre. Anche Shirley, che pure mi è piaciuto moltissimo, non posso dire che sia il mio romanzo preferito di Charlotte Bronte, però dal momento che mi ha accompagnato per tanto tempo, essendo una lettura così corposa, e dal momento che l'ho dovuto comunque studiare e approfondire di più rispetto agli altri libri letti a febbraio, proprio perché è stato oggetto il gruppo di lettura, quindi c'è una diretta interamente dedicata a lui, che ovviamente vi lascerò linkata. Questo ha fatto sì che emergesse rispetto agli altri, nonostante io a questo romanzo abbia trovato alcuni difetti che non me l'hanno fatto promuovere a pieni voti. È comunque un bellissimo libro, uno splendido classico. Charlotte Bronte si distingue sempre per la sua meravigliosa scrittura. Se volete saperne di più, avete un'intera live. Vi accenno qualcosa anche nel wrap-up di febbraio, quindi io direi che passiamo alle altre categorie. Cominciamo con la categoria film. Febbraio, in realtà tra febbraio e i primissimi giorni di marzo, sono stata due volte al cinema e ho visto due film. Uno che mi è piaciuto da impazzire, ma non mi aspettavo niente di diverso, l'altro, insomma, però devo dire che è stata un'esperienza di visione divertente, perché sono andata al cinema a vederlo con un mio amico quando il film era già uscito da un sacco di tempo, quindi c'erano altre quattro persone tipo al cinema e ci siamo divertiti molto, ci siamo fatti delle grasse risate, probabilmente, e questo mi dispiace molto perché è una cosa che a me dà veramente molto fastidio, però temo che abbiamo disturbato anche gli altri spettatori, mi sono sentita molto in colpa, però abbiamo riso molto, ma non per il film in sé, che comunque è una commedia romantica, ma piuttosto per le battute che noi facevamo a proposito del film. Sto parlando di Tutti tranne te, film appunto rom-com con Sydney Sweeney, attrice famosa per Euphoria, che è uscita al cinema appunto tra gennaio e febbraio, del quale si è parlato molto come di una rom-com rivoluzionaria. Allora, non ha niente di rivoluzionario, io non so dove l'abbiano vista questa stranezza, è una romcom classicissima, tra l'altro anche discutibile per certi aspetti, ad esempio per il fatto che la protagonista all'inizio del film abbandona gli studi, cioè lascia gli studi e quello ci sta, decide che studiare legge non fa per lei, benissimo. Ma alla fine del film non dà un'altra direzione alla sua vita, cioè trovare l'amore, perché poi è quello il senso della rom-com, no? Quindi non è uno spoiler, sembra la distolga da qualunque altro obiettivo nella sua vita. Posso dire, morale discutibile. Il film è carino, cioè divertente, ma neanche troppo. Nulla di particolarmente significativo. Carina la caratterizzazione della controparte maschile, ecco, all'interno del film. Nulla di eccezionale, recitazione piuttosto basica e quindi
io non ci ho trovato nulla di sconvolgente in questo film. Magari sono io che non l'ho guardato con la sufficiente attenzione, fatemi sapere. Invece mi è piaciuto da morire Dune parte 2 di Villeneuve, che io in realtà ho visto i primi di marzo, ma ve ne parlo adesso perché è una visione fresca di pochi giorni fa e quindi preferisco parlarvene ora piuttosto che fra un mese. Sapete che io ho letto il romanzo di Herbert, Dune, il primo volume della saga, e questi primi due film coprivano proprio la trama di questo primo volume. Sembra impossibile, se avete visto i film senza aver letto il libro è ancora più complesso, soprattutto dal punto di vista dell'ambientazione, che è veramente ricchissima e definita nei minimi dettagli, che è la cosa che io apprezzo di più, tra le cose che apprezzo di più nei romanzi fantasy o di fantascienza. E infatti Dune o Dune che dir si voglia mi era piaciuto tantissimo. Secondo me i film di Villeneuve sono degli ottimi adattamenti, innanzitutto dal punto di vista visivo, ha fatto un lavoro incredibile, c'è una fedeltà assoluta a quanto viene scritto nel romanzo proprio dal punto di vista della resa visiva. E anche poi dal punto di vista della trasposizione, della trama, dei personaggi, sono state fatte delle modifiche, secondo me delle buone modifiche, delle scelte intelligenti, però nella sostanza il film, la pellicola rimane fedele al romanzo anche nei temi che decide di portare, sullo schermo e che Herbert aveva appunto esposto nel suo romanzo attraverso la sua storia. Prima fra tutti ovviamente la tematica ecologista e la condanna del colonialismo. In Dune, infatti, si parla di un pianeta desertico dove la vita sembra impossibile, che è stato colonizzato dall'Impero Galattico, per estrarre la spezia, che è un carburante fondamentale per le astronavi che quindi permettono il commercio e lo spostamento all'interno di questo Impero Galattico. Quindi chi controlla questo pianeta, Dune o Arrakis, che dir si voglia, e quindi chi controlla la spezia ha un potere inimmaginabile e può accumulare grandissime ricchezze. Ovviamente, però, per lo sfruttamento di questo giacimento di spezia, il pianeta è stato fortemente sfruttato. In particolare, non è mai stato fatto alcun investimento per migliorare le condizioni di vita su questo pianeta desertico e durissimo, ma soprattutto i locali, coloro che abitavano Arrakis prima dell'arrivo dei coloni, ovvero i Fremen, sono stati perseguitati e lo sono tuttora. La storia comincia al momento in cui l'imperatore toglie il controllo di Arrakis alla potentissima famiglia degli Harkonnen, che sono i cattivi, e la passa invece agli Atreides, che dovrebbero essere i buoni. Ovviamente gli Harkonnen non reagiscono bene, da lì si innesca la trama del romanzo. In realtà poi l'ambientazione è assai più complessa di così, ci sono un sacco di elementi, di forze in gioco, e renderla in un film non è per niente facile, perché lo spettatore si annoia facilmente e secondo me non tutti coloro che hanno visto il film lo hanno compreso appieno, ma giustamente, perché è veramente molto molto complesso da digerire, il che rende il tutto un po' lento dal punto di vista del ritmo, diversamente magari da altri film di fantascienza d'azione a cui siamo abituati. Ma è una tipologia di film, una coppia di film molto più densa dal punto di vista delle tematiche e del contenuto rispetto ad esempio a un Avatar che investiva tutto sulla resa grafica, sull'esperienza immersiva dal punto di vista dell'immagine, ma che poi stringi stringi di contenuto c'era veramente poco. Qui invece c'è un impianto grafico importante, ma sotto, strato su strato, ci trovate anche tematiche molto importanti, quindi c'è una densità anche di fondo molto significativa. In più, secondo me, hanno fatto un ottimo lavoro nell'adattamento della seconda parte del romanzo, quindi in Dune parte 2, innanzitutto nella caratterizzazione dei personaggi, che in Dune sono un po' un punto debole, sono molto appiattiti, poco, poco approfonditi e sfaccettati. Invece nel film hanno cercato di dare un pochino più di profondità, specialmente al personaggio di Chani, che rimaneva veramente molto in secondo piano nel romanzo, ma anche a tutti gli altri, e hanno inserito delle conflittualità in più appunto per creare
caratterizzare meglio i personaggi e le relazioni fra di loro e hanno utilizzato degli accorgimenti che non vi svelerò per non farvi spoiler, che hanno reso più accettabili alcuni aspetti del romanzo che sarebbe stato difficile tradurre in una pellicola cinematografica. Quindi nel complesso a me è piaciuto molto. C'è chi ha detto che questo secondo film è eccessivamente statico dal punto di vista delle scene. Io devo dire forse sì, ma me ne importa il giusto, cioè quello che mi importa è il contenuto, anzi vi dirò, più il film è statico, più per me che sono ipovedente è facile capire che cosa sta succedendo. Ci sono diverse parti con i sottotitoli, il che ha molto senso perché i vari personaggi parlano lingue diverse e quindi sullo schermo ha molto senso creare queste lingue e farle interagire in queste lingue diverse, inventate, perché rende tutto più realistico. Per me leggere i sottotitoli, soprattutto sul grande schermo, è dura, però sono riuscita a desumere un po' dal contesto. Quindi nel complesso film bellissimo, bellissima esperienza di visione e sicuramente mi ha fatto venire voglia di proseguire con la saga di Herbert, quindi credo che presto, insomma appena mi sarà possibile, proseguirò con la lettura e con Messia di Dune, che dovrebbe essere il secondo libro della saga. Veniamo adesso alle serie TV. Allora, chi mi segue, chi segue i video dei preferiti da un po' di tempo a questa parte sa che io da settembre ho intrapreso la visione di One Piece. In realtà, in parte rewatch dell'anime di One Piece che io seguivo quando ero ragazzina, poi mi ero fermata, quindi arrivata al punto in cui mi ero fermata è stata una nuova visione dell'anime. Ci ho messo un'eternità, tipo 6 mesi, ma alla fine mi sono rimessa in pari. Ho finito, tra virgolette, perché la serie è ancora in corso, l'anime di One Piece. A questo punto mi fermo, lascio che si accumulino un po' di episodi. Per chi non lo sapesse, è una serie a rilascio settimanale, quindi esce un episodio a settimana. Dopodiché mi recupererò anche i successivi. Di conseguenza, lo sapete, negli ultimi mesi ho visto veramente pochissime serie TV perché ero totalmente assorbita dalla visione di questo anime che ho terminato i primi di marzo. Quindi anche a febbraio ho visto poche serie TV, per la precisione ne ho vista una sola. Ma le cose cambieranno perché appunto adesso One Piece è finito, ho un sacco di serie da recuperare. Che cosa ho visto? A febbraio ho visto una miniserie di HBO molto molto bella, non è un'uscita recente, ma io ve la consiglio se non l'avete mai vista perché è molto bella, ben recitata, ben scritta, piena di dettagli, stupenda come gran parte delle opere di HBO. Si tratta di The Night Of con tra i protagonisti l'attore John Turturro. Il sottotitolo italiano è qualcosa del tipo Cosa accadde quella notte? Ma non c'entra assolutamente nulla perché, spoiler, di cosa accadde quella notte, alla fin fine noi non abbiamo mai la certezza perché non è quello il punto. La serie racconta la storia di un ragazzo, si chiama Nasir, detto Nas, è un ragazzo, americano ma di famiglia pakistana. Che vive in un quartiere popolare, una famiglia non particolarmente ricca, ma si può comunque permettere di mandarlo a studiare all'università. Qui Naz viene invitato da un gruppo di ragazzi popolari a una festa e lui vuole assolutamente andare a questa festa perché è la prima occasione che ha di frequentare queste persone. Quindi con un amico decide di andare a questa festa, però questo amico all'ultimo minuto gli dà buca e lui si deve spostare praticamente per andare a Manhattan dove è questa festa, però non ha la macchina, non ha una sua macchina, non ha un mezzo di trasporto per andare e quindi decide di rubare praticamente il taxi del padre, che però non è soltanto del padre, ma è condiviso tra lui e altri due autisti che se lo dividono appunto per fare da tassisti. Quindi parte per andare a Manhattan da solo, prendendo di nascosto questo taxi. Sulla strada sale in macchina una ragazza, pensando che lui sia effettivamente un tassista che sta facendo servizio. Lui però viene colpito fin da subito da questa ragazza, decide di tenerla a bordo e la accompagna dove vuole. In particolare, i due si ritrovano a casa sua e consumano alcune sostanze, alcol, hanno un rapporto. La mattina dopo lui si sveglia in cucina, si reca in camera da letto, per andare a salutare la ragazza, la trova brutalmente assassinata.
E lui praticamente ha le sue impronte sull'arma del delitto, era lì con lei, è stato visto con lei, quindi tutte le prove sono contro di lui, praticamente ha colpevole scritto in fronte e infatti viene presto arrestato. E la serie parla proprio di questo, del suo, di ciò che succede dopo, quindi il processo, ma soprattutto la sua vita in carcere e il lavoro che il suo avvocato, che è appunto interpretato da John Turturro, un avvocato molto particolare, eccentrico, e un'altra, insomma, assistente, il lavoro che loro fanno di indagine per scagionarlo, perché la polizia, al momento in cui ha trovato Naz, praticamente loro credono con le mani nella marmellata, hanno abbandonato qualunque tipo di indagine, hanno deciso che lui era il colpevole e quindi loro invece vogliono portare avanti questa indagine, vogliono dimostrare che ci sono altri possibili colpevoli e che l'indagine non è stata fatta correttamente e che Naso non ha alcuna responsabilità. Ce la faranno, non ce la faranno, vi lascio vedere la serie per scoprirlo. La parte interessante di questa serie TV è sicuramente l'esplorazione del razzismo strisciante che percorre la società statunitense. Il protagonista è appunto pakistano in un periodo successivo all'attentato delle Torri Gemelle e quindi a maggior ragione viene preso di mira come possibile colpevole. Nonostante la sua fedina penale sia pulita e nonostante apparentemente non avesse alcun movente per uccidere questa ragazza che lui nemmeno conosceva praticamente. E poi ci sono altri aspetti interessanti che vengono esplorati, ad esempio la vita nelle carceri e di come anche una persona per bene, una persona onesta, può essere trascinata in un giro, in un brutto giro, diciamola così, nel momento in cui si trova a sopravvivere in una situazione alienante e terrificante come quella del carcere, dove effettivamente sei circondato da veri criminali. E tra l'altro, diciamo che finire in carcere da innocente credo sia uno dei terrori, delle paure più grandi di tutte le persone oneste che esistono sulla Terra. In più, altro riflessione secondo me molto interessante è quella di mostrare come noi ci convinciamo che una persona, per essere innocente di un determinato crimine, automaticamente deve essere una persona ineccepibile in ogni aspetto della sua vita. In realtà non è così, perché a tutti capita di sbagliare, nessuno di noi è puro e innocente in ogni aspetto della sua vita. Ognuno di noi ha compiuto qualche, passatemi la parola, peccato, qualche colpa più piccola o più grande, e quindi quando questi vengono portati alla luce, automaticamente li si considera degli indizi di colpevolezza anche per un crimine più grave come può essere quello dell'omicidio. In realtà non è così, non necessariamente. Bella serie, ve la consiglio molto, non mi voglio spingere tanto oltre nel descrivervi la trama, ma nonostante sia una serie in cui hanno un certo ruolo gli avvocati e i processi, cosa che io non amo molto, è una serie che comunque mantiene un ottimo ritmo, ci sono dei bei colpi di scena, una buona tensione di base. Passiamo oltre con la musica. Allora, a febbraio, non c'è bisogno che ve lo dica io, c'è stato il Festival di Sanremo. Sembra passato un secolo, invece è passato praticamente solo un mese. Io non sono grande fan del Festival di Sanremo perché io non amo molto la musica italiana e così, semplicemente per gusto mio personale, però quest'anno ho visto qualcosa, ve lo dico. Ho visto la serata delle cover e qualche altro spezzone, principalmente perché c'erano degli artisti che, nonostante io in generale non ami molto la musica italiana, tendenzialmente mi piacciono abbastanza. In particolare, io amo molto Mahmood. Allora, devo fare un distinguo perché adoro la sua voce, i suoi testi mi piacciono molto e adoro il suo modo di interpretarli. Però il genere che lui fa tendenzialmente non è un genere di mio gusto, non è un genere che mi trasmette grandi emozioni. Quindi io posso ascoltare una canzone di Mahmood e dire bellissima, lui, voce pazzesca, però difficilmente la riascolterò in loop, con qualche piccola eccezione. Infatti, Tuta Gold, che è la canzone che ha presentato quest'anno a Sanremo, mi è piaciuta tantissimo e l'ho ascoltata molto molto spesso. Ho provato ad ascoltare anche tutto il suo disco Nei letti degli altri. Molto bello, ma difficilmente lo riascolterò più volte, per questo motivo che vi ho detto, perché i generi che io frequento di più, quelli che mi trasmettono, io ho un approccio molto emotivo alla musica, non essendo un'esperta, ecco, sono generi diversi.
Poi, in linea con Tusa Gold, ho riascoltato tantissimo un pezzo di Mahmood che invece adoro e riascolterei all'infinito, ovvero Karma, che lui ha fatto con Wizkid, un altro artista che io amo. E è un pezzo bellissimo, le loro voci hanno dei timbri che secondo me si fondono perfettamente. E Wizkid è un artista molto sperimentale, fa questa musica queste basi di musica elettronica particolarissime. E la sua voce è potentissima, cioè potente nel senso è molto bassa, però è potente nel trasmettere delle emozioni, almeno per quanto mi riguarda. Poi altro artista in gara a Sanremo, Gali, anche Gali non mi dispiace, pure lui, genere distante dai miei gusti, ma qualche canzone l'ascolto volentieri. Molto carina, Casa Mia, anche per il tema centrale. Però la canzone che veramente mi ha conquistata di Gali e che questa sì l'ho ascoltata veramente in loop ed è entrata, diciamo, nel mio Olimpo delle canzoni del cuore, Beina, che lui ha cantato durante la serata cover, appunto, ha fatto un medley in cui ha cantato Beina, Cara Italia e l'italiano. È una canzone che parla sempre di migranti con una strofa e il ritornello in arabo. Bellissima, bellissima, è veramente bellissimo il testo, perché poi mi sono andata a leggere anche la traduzione della parte in arabo, che ovviamente non comprendevo, ma proprio bella anche la musicalità di questa lingua, il mix con l'italiano. Mi è piaciuta da morire tutte le volte che la sento, veramente mi emoziona tantissimo. Infine, ho ascoltato parecchio anche la canzone vincitrice, La Noia, di Angelina Mango, scritta da Madame, tra gli altri. Infatti, secondo me il tocco di Madame è molto riconoscibile. Anche lei, altra artista italiana che apprezzo per alcune canzoni, pochissime, perché di nuovo non è il mio genere e quindi non ascolto tutto quello che fa. Alcuni pezzi però mi colpiscono e La Noia mi è piaciuto molto, infatti era una delle canzoni per cui tifavo e sono molto contenta abbia vinto, secondo me, a buone chance anche all'Eurovision, festival che io invece seguo con molto più attenzione e molto più piacere rispetto al Festival di Sanremo, perché lo trovo più nelle mie corde. Poi, per quanto riguarda gli ascolti, vi devo consigliare un podcast un pochino pesantuccio, sia per durata perché è bello corposo, sia per tematiche, ma interessantissimo, e non pesante per il modo in cui è raccontato. Ecco, diciamo, è molto impegnativo perché sono 10 episodi della durata dai 50 ai 60 minuti, se non di più. L'ultimo episodio mi sembra di 1 ora e 10, una cosa del genere. Ancora l'ultimo mi manca solo l'ultimo. E appunto il tema affrontato anche pesante, ma è tutto raccontato in modo molto fruibile e per questo anche ve lo consiglio. Erika viene al punto, ci avete ragione. Si tratta di Troubles, una storia irlandese di Samuele Sciarrillo in collaborazione con Michael Phillips e Riccardo Michelucci. Io l'ho ascoltato su Spotify, credo lo troviate un po' su tutte le piattaforme e mi pare sia prodotto da One Podcast. È una serie podcast, come dicevo, in 10 episodi che ripercorre la storia dei Troubles irlandesi e quindi del periodo degli attentati, della guerra sporca britannica e del conflitto, la vera e propria guerra civile che si è sviluppata soprattutto in Irlanda del Nord tra i protestanti e invece gli unionisti cattolici che volevano appunto l'unione con la Repubblica d'Irlanda. Questo perché nel nord Irlanda i cattolici erano discriminati, avevano molte meno opportunità, erano messi in secondo piano, spesso erano bersagli di gruppi violenti protestanti. Dall'altra poi c'era l'IRA, che invece attaccava le istituzioni britanniche, colpiva i protestanti e quindi insomma una guerra civile silenziosa per certi aspetti, perché non è che ci si bombardasse a vicenda, però estremamente sanguinosa, in cui morirono tantissime persone e tantissimi civili fondamentalmente, e che alcune delle cui azioni, sia di repressione violenta del governo britannico, sia di attentati da parte dell'IRA e non solo, colpirono fortemente l'opinione pubblica europea e mondiale.
E questo podcast in ordine cronologico ripercorre appunto tutte le vicende dei Troubles fino ad arrivare alla pacificazione. Molto molto interessante perché è una storia bella complicata che io non conoscevo assolutamente in modo così dettagliato, ma solamente a grandi linee. In più, tutta la vicenda che viene raccontata anche in modo piuttosto preciso, da quel, insomma, da quel che ne so, è intervallata al racconto di Michael Phillips, un ragazzo di Belfast che a un certo punto è stato incarcerato, accusato di essere un membro dell'IRA. E lui quindi ci racconta, lui e anche i suoi familiari, perché vi hanno intervistato anche la madre, la sorella, perché c'è un periodo in cui i Troubles erano ovviamente già iniziati, ma lui ancora non era nato. Ecco, ci viene raccontata appunto come tutto questo ha influito sulle loro vite e sulla vita della loro famiglia, che ovviamente in quanto irlandesi cattolici ne sono stati, nordirlandesi cattolici sono stati fortemente condizionati in vari momenti della loro vita, hanno perso dei familiari. E poi appunto Michael è stato incarcerato. Piano piano si parte dall'inizio e si arriva appunto fino alla pacificazione, la tanto sospirata pacificazione negli anni 90. Molto molto bello, come vi dicevo, ci ho messo un po' ad ascoltarlo tutto, tant'è vero che ancora non l'ho finito perché l'argomento è tosto, il podcast è bello lungo, però è un ottimo ascolto. Se volete approfondire l'argomento, veramente ottimo, veramente ben fatto, ve lo consiglio molto. Anzi, se avete dei romanzi, delle opere di narrativa che trattino di questo periodo, di queste vicende, di questo conflitto, consigliatemele perché adesso ho voglia di leggere qualche romanzo che tratti di questo argomento. Infine, siamo arrivati alla categoria Beauty e Random e ho tre oggettini da farvi vedere. Allora, il primo è effettivamente un oggetto Beauty. Ed è un gel per le sopracciglia, eccolo qua, è il Fix It Like a Boss di Essence, quindi low cost, assolutamente low cost, è un gel trasparente che ha l'unico scopo di fissare le sopracciglia, non dà volume, non fa niente di particolarmente significativo, ma onestamente era tutto quello di cui avevo bisogno, un gel che me le fissasse e le facesse stare in posa il più possibile, perché io ho delle sopracciglia no, mediamente folte, diciamo così, e anche piuttosto lunghe, quindi avevo bisogno di un prodotto che le incollasse bene e le facesse stare in posa a lungo e che non costasse l'ira di Dio soprattutto. Questo per me, per le mie esigenze, è perfetto. Io poi non amo le sopracciglia particolarmente ritoccate, quindi io le tengo a parte pettinarle, fissarle io e vabbè, ovviamente definirne un po' la forma, non ci faccio altro, non mi metto a ridisegnare i peli, a ispessirle con la matita, perché proprio non mi piacciono, mi sanno di posticcio, non mi piacciono su di me, sopracciglia eccessivamente folte e quindi so che la moda è un'altra, non me ne frega nulla, io vado per la mia strada, come ho sempre fatto, e questo prodotto qui è perfetto per me. Non mi ricordo esattamente quanto costa, l'avevo preso su un notino, ma siamo sui 2-3 euro, quindi un prezzo assolutamente abbordabile se pensate che i prodotti, ad esempio, di Benefit saranno di qualità eccelsa, ma costano tipo boh, 20-30 euro, un prezzo per me eccessivo per quanto io spendo nel make-up, ecco, poi insomma ognuno con i propri soldi è liberissimo, liberissimo di fare ciò che vuole. Poi altro oggettino, passiamo alla categoria random. Questa è una cosa che mi ha svoltato la vita. Non so quanto sarà utile per tutti voi, però chissà. Allora partiamo dall'inizio, perché tanto ormai mi sono dilungata, quindi perché no? Dovete sapere che io non ho vizi di sorta, cioè io non bevo alcolici, sono praticamente astemia, cioè bevo un goccio di prosecco, uno spritz una volta all'anno, questo è il mio massimo, un goccino di spumante, questo è proprio il mio massimo, non perché voglio fare la salutista, semplicemente perché non mi piace particolarmente l'alcol, non fumo, odio l'odore del fumo, proprio mi disturba profondamente, ho avuto degli amici fumatori ed era una sofferenza. E quindi insomma, non bevo caffè, sempre perché non mi piace. Sì, lo so, sono un alieno. In realtà questa è la verità, sono un'aliena arrivata sulla Terra, però ho un vizio, uno ce l'ho. Io ogni giorno, dopo pranzo, dopo aver pranzato, al posto del caffè che non bevo, mi bevo invece un po' di estate al limone, freddo di frigo in qualunque stagione dell'anno. Perché, per come...
Raga, non giudicatemi, questo è il mio unico vizio, lasciatemelo. Allora, io però acquisto le bottiglie di Estasè per essere il meno impatto, so che comunque è un impatto sull'ambiente, però penso che acquistare una bottiglia totalmente riciclabile sia comunque meglio rispetto che acquistare i bricchettini, ok? Quindi io mi acquisto la bottiglia e comunque mi dura una settimana, non è che ne bevo tantissimo. Però che cosa succede? Che a me l'estate piace berlo dalla cannuccia, cioè non mi giudicate, seguitemi, fa sempre parte del mio vizio. E anni fa una mia amica mi aveva regalato un bicchiere di Tiger, di vetro, con il tappo di plastica e la cannuccia di plastica, che per me era una buona soluzione perché io mi mettevo l'estate in quel bicchiere lì e era come bere dal brick fondamentalmente. Però che cosa succede? Comunque la cannuccia di plastica va sostituita di tanto in tanto, perché non era proprio una cannuccia segetta, però no, non è che la puoi usare sempre, dopo un po' si rovina, si annerisce, è comunque plastica. In più, che cosa è successo? Sorte che capita spesso ai miei bicchieri, essendo io ipovedente, il bicchiere è finito in frantumi perché mi è caduto per terra e si è rotto. Da quel momento in poi ho detto vabbè, ci rinuncio, appunto perché trovavo poco ecologico utilizzare le cannucce di plastica. Poi, vagando su Amazon, ho trovato un set di 4 bicchieri di vetro, con cannuccia di vetro, con aggeggino per pulire la cannuccia di vetro e tappo in, credo sia sughero. E sono molto grandi, forse troppo. Eccone qua un esempio. Io non è che mi bevo mezzo litro di Estate, perché questo è mezzo litro di liquido, ovviamente lo riempio fino a un terzo più o meno, forse anche meno. E però questa è stata la svolta assoluta. Primo perché impatto meno dal punto di vista ecologico. Certo, ci sono sempre le bottiglie in plastica, però non ci sono più cannucce che tra l'altro non sono neanche riciclabili. Questo io lo lavo, lo pulisco, è anche molto più igienico perché appunto è tutto in vetro e in più volete mettere la soddisfazione di bersi l'estate da questo bicchiere super professionale che poi è un bicchiere da cocktail, tra l'altro, e da birra. Mi fa sembrare quasi una persona adulta che invece è una bambina di 5 anni che si beve l'estate. E quindi niente, io vi lascio il link perché per me questi bicchieri sono stati la svolta. Tra l'altro, essendo 4, ne ho 3 di riserva perché tanto io sicuro almeno uno lo spacco o spacco la cannuccia perché tanto prima o poi io lo so che mi cadono. Sono anche abbastanza solidi, devo dire, però chiaramente è vetro, quindi se casca per terra male, si rompe. E quindi niente, siccome per me è stata proprio una cosa rivoluzionaria, nel suo piccolo mi sembrava giusto consigliarveli. Per me, svolta. Altra svolta assoluta, anche questo acquisto che ho fatto su Amazon, ho preso per mia madre, ma in realtà per tutta la famiglia, il robottino, il robot aspirapolvere. Io ho preso il Dream Me D9 Max, ve lo lascerò sempre linkato qui sotto. Prezzo abbordabile, l'ho pagato sui 260 euro. Ottimo, ottimo prodotto. Ormai lo usiamo da un mese ed è fantastico. Volendo pulisce anche, cioè lava anche i pavimenti, però non si può usare detersivi, quindi praticamente cosa fa? Bagna un panno e lo passa per la casa, secondo me è totalmente inutile, ma quindi non l'abbiamo mai usato come lavapavimenti. Come aspirapolvere è fantastico perché ha il sistema di navigazione integrato, fa la mappatura della casa e quindi si muove per la casa in modo assolutamente intelligente, non ripassa 2 volte nello stesso posto e già al secondo grado di potenza di aspirazione, so, a 4 livelli, quello, il secondo è quello standard, pulisce perfettamente. Noi lo facciamo passare 2 volte la settimana in casa ed è ottimo perché fa un ottimo lavoro e ti toglie un sacco di lavoro. Ha qualche difettuccio, innanzitutto se si incastra, ad esempio sotto una sedia, rimane bloccato e riparte la pulizia da zero, non è che riparte da dove si era fermato, ma proprio si resetta per qualche motivo se si incastra da qualche parte, quindi bisogna stare un po' attenti e spostargli le cose. In secondo luogo ha un po' di problemi con i capelli lunghi si incastrano
nella spazzolina che ha sotto, e quindi per toglierli ci vuole un po' di fatica, un po' di attenzione, e ovviamente bisogna fare attenzione anche alla manutenzione, perché ogni volta che lo usate va ripulito, il filtro va lavato, va svuotato, ripulito con attenzione, altrimenti si rovina, e ovviamente servono anche dei pezzi di ricambio perché dopo un po' si usurano, e infatti io l'ho già ricomprato e si trovano anche su Amazon. Però devo dire che vediamo quanto sarà durevole nel tempo, però mi sembra ottimo a livello di qualità-prezzo per quello che ci dovevamo fare noi. La ricarica basta tranquillamente per fare tre pulizie della casa, quindi anche a livello di autonomia energetica è ottimo. Tra l'altro avevo letto che fa un po' di fatica a rientrare nella base perché la sposta, assolutamente no, rientra facilmente nella base di ricarica alla fine della pulizia senza dare problemi, e in un'ora pulisce tutta la casa, quindi mentre noi siamo a cena al piano di sotto lui pulisce tutto il piano. Ottimo, ottimo acquisto. Avevamo delle perplessità, forse ci sembrava troppo bello per essere vero, ma posso dire uno degli acquisti più intelligenti della vita, senza alcuna remora. Ovviamente l'ho pagato io con i miei soldi, quindi non è una sponsorizzazione, ma un consiglio spassionato. Bene, il video finisce qui, spero che l'abbiate comunque trovato interessante. Vi aspetto qui sotto nei commenti per sapere i vostri preferiti di febbraio. Vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e noi ci vediamo nel prossimo video.